ha fatto incetta di medaglie, conquistando 4 ori, 5 argenti e 2 bronzi al campionato mondiale della World United Martial Arts Federation, la Federazione Internazionale di Arti Marziali, torneo che si è tenuto a Palermo il 26 e 27 novembre. Si tratta della squadra alcamese della SHOT 365 Combat Academy dei maestri Roberto Bresciani e Francesco Accardo, che ha infatti partecipato in varie discipline marziali: low kick light, submission, point fight, karate point. Bella manifestazione, come commenta Roberto Bresciani, che ha creato questa nuova società con Francesco Accardo, che vediamo in quest'immagine a sinistra. Una manifestazione che si è svolta con atleti partecipanti da varie nazioni: Inghilterra, Francia, Olanda, Romania e Polonia, oltre che italiani. Unico neo, come prosegue Bresciani, una rissa scoppiata per un disguido da parte degli inglesi che ha fatto calare tanto l'entusiasmo della manifestazione stessa. Nella disciplina low kick light, Roberto Bresciani ha vinto una medaglia d'oro e una d'argento, Paolo Mancuso una medaglia d'oro, Giuseppe Di Giovanni una medaglia d'argento, Giuseppe Milazzo ha ottenuto un quarto posto. Nella submission, Francesco Accardo ha conquistato una medaglia d'argento nonostante un infortunio al ginocchio ad una veneranda età di 45 anni, Benedetto Filippi una medaglia d'argento, Giuseppe Benenati una medaglia di bronzo. Nella categoria point fight, composta dagli atleti più piccoli, Cristian Mancuso e Gabriele Bonmarito hanno conquistato una medaglia d'oro ciascuno, Luana Di Giovanni una medaglia d'argento, quarto posto per Domenico Accardo. Nella karate point, Domenico Accardo, allenato dal maestro Gianfranco Masnata, ha conquistato la medaglia di bronzo. Quindi un po' di esperienza per tutti e dei buoni risultati alla fine per il nuovo team che è nato quest'anno, che si chiama 365 Combat Academy. E voi eravate prima con un altro nome? Prima avevamo il team, il Vegas Team, che era un mio team personale. Quest'anno ci siamo uniti assieme con Francesco, abbiamo creato questo nuovo team, la 365 Combat. Ecco, originario tu di Castellammare, del Golfo? Sì, sì. Ecco, Francesco Accardo di Alcamo. Di Alcamo. Quindi avete unito le forze per creare questa nuova realtà. Intanto conosciamo da vicino questi protagonisti. Partiamo, ecco qua, tu sei? Luana Di Giovanni. Hai vinto, quindi secondo vediamola. Posto. Secondo posto, ecco la disciplina, dite pure, ecco. Kickboxing, tu invece? Io sono Gabriella Bonmarito, ho vinto il primo posto. Ok. Kickboxing. Sempre kickboxing. Tu sei? Io sono Domenico Accardo e ho vinto il terzo posto di Karate Point. Ok. Io sono Mancuso Cristian e ho vinto il primo posto di kickboxing insieme con te. Siamo qui. Vincenzo Coppola. Terzo posto. Dai, ti facciamo vedere. Non la trovo. Ancora nazionale quasi italiana dalla kickboxing in Toscana dal 25 al 30 di ottobre. Abbiamo partecipato pure a questo torneo mondiale, sono state tutte le federazioni unificate. Vincenzo ha fatto un terzo posto, io lì ho fatto un secondo e un terzo posto, quindi siamo andati pure sul podio. Bene, vediamo gli altri medagliati. Ecco. Io sono Paolo Mancuso. Ho vinto il primo posto di Kick Light. Ostia, ecco. Io sono Di Giovanni Giuseppe, ho vinto il secondo posto di Kick Light. Vediamo. Ecco, gli ultimi due. Io sono Benedetto Giuseppe, ho vinto il terzo posto di Submission. Per finire. Io sono Benedetto Filippi, ho visto il secondo posto di Submission. Bene, bene, complimenti a tutti. E adesso che cosa c'è in programma? Questa è l'altra tappa che abbiamo imminente la prossima settimana, quindi questa domenica con Vincenzo e Paolo Mancuso andremo a fare la Coppa Italia a Roma. È una tappa abbastanza importante anche perché ci apre le porte per poi tutte le successive tappe con la VTKA, dove per esempio Coppola è presente nella nazionale italiana. Quest'anno siamo riusciti a entrare in nazionale italiana portando Vincenzo, e quindi sempre nuove esperienze, ogni gara è un'esperienza a sé ed è importante che comunque ci alleni costantemente per fare dei buoni risultati. Quindi adesso ci cominceremo a allenare per la Coppa Italia.
Ah,